Buonasera, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Mi sentite? Mi sentite, mi sentite, mi sentite? Oh, ben trovate e ben trovati. Eccoci qui, dopo una settimana di pausa dovuta alla mia purtroppo scarsa capacità vocale, vista l'influenza e la gola che se n'è andata per i fatti suoi, finalmente eccoci qui a riprendere i nostri webinar. Argomento di questa sera, un argomento che diciamo in qualche modo stiamo seguendo un po' più assiduamente nell'ultimo periodo, visto che in effetti, come avrete notato anche voi, un po' per il lancio di Plastic Theory del magazine che ufficializzeremo nelle prossime ore, un po' per tutta una serie comunque di eventi correlati al mondo delle digital arts, alla fine ci siamo ritrovati nell'ultimo periodo ad affrontare più e più volte webinar sia reserved che free legati proprio al mondo della digital art e quindi in generale anche a Photoshop, nonché all'Illustrator in altri casi e così via, le varie tecniche, fino ad arrivare poi al piccolo vademecum che ho pubblicato stamattina e che vi ripasso in caso non l'abbiate visto, che trovate su SlideShare, che potete anche scaricare, un piccolo vademecum che in pratica rappresenta di fatto una sorta di compendio di quelle regole di introduzione al mondo delle digital art e che vi consiglio poi comunque di scaricare perché magari gran parte dei contenuti possono anche essere in qualche modo cose che conosciamo già, ma possono magari offrire qualche spunto utile per ragionare rispetto alle tecniche, rispetto alle possibilità applicative, agli strumenti e così via. Quel documento, fra l'altro, lo consiglierò man mano che porterò avanti vari webinar, già che, come dicevo, in effetti spesso all'interno di questi webinar come quello di questa sera, scopriamo che sono tante le lacune che viviamo quotidianamente lavorando all'interno di alcuni programmi. Ma non si tratta comunque di nulla di grave, nel senso che conoscere effettivamente Photoshop nel dettaglio non è, tra virgolette, strettamente necessario. In che senso? Alla fine, gira che ti rigira, è chiaro che ovviamente man mano che i programmi si evolvono, la tecnologia cresce e cresce anche la potenza dei nostri computer, usufruendo delle ultime versioni dei vari software come Photoshop, è chiaro che alla fine della fiera si lavora con strumenti estremamente potenti. Però è anche vero che in generale le arti digitali, dove per arti digitali intendiamo un po' tutta la manipolazione di qualunque genere, dal fotoritocco fino al matte painting, alla colorazione digitale, in realtà alla fine si muovono tutti seguendo più o meno le stesse tecniche, tecniche che per assurdo potreste sviluppare anche con versioni vecchie di Photoshop. Poi ovviamente è normale, ciao Salvatore, è normale che di versione in versione, complice appunto l'evoluzione tecnologica, che viviamo nelle varie versioni di Photoshop del software vengono integrati una serie di strumenti, vengono integrati una serie di strumenti avanzati e di, come posso dire, facilitazioni, passatemi il termine, che ci aiutano in fase di sviluppo, ma parte degli effetti che magari poi alla volta si scoprono con meraviglia, in realtà nascondono dietro automatismi che sviluppati a mano potremmo, ripeto, replicare anche con versioni più vecchie. Lo sottolineo questo perché in effetti io sono assolutamente contrario comunque alla foga dell'aggiornamento del software a tutti i costi, visto che in effetti è chiaro, per chi ci lavora è importante seguire, o chi tiene corsi come me, è importante seguire l'aggiornamento dei software, quindi per questo io ho sempre le mie licenze tutte aggiornate, ma una persona comune che lavora in uno studio grafico comunque non sarà strettamente costretto a passare subito ad ogni versione successiva man mano che saltano fuori le versioni del software, perché d'altro canto alla fine si tratta poi anche di un business e il nostro dovere è in realtà cercare di capire quali sono comunque i trucchi del mestiere, i segreti di determinate tecniche e replicarle magari a modo nostro, perché no? E come vi dicevo, in effetti a furia di lavorarci su, di seguire tutorial, di seguire webinar, di seguire quant'altro, vi renderete facilmente conto che davvero molto molto spesso pulsanti straordinari che abbiamo nelle nuove versioni in realtà corrispondono a una serie di operazioni che magari in modo un po' macchinoso
sviluppavamo singolarmente all'interno delle nostre vecchie versioni di Photoshop. È una cosa importante da dire anche perché noi stasera, per esempio, parleremo di azioni, curve, stili predefiniti, di espansione, un argomento che fra l'altro cito in quel PDF che vi ho appena passato, di espansione del nostro software. Ma a dirla tutta, anche questi extra che vi invito spesso a scaricare, non sono altro se non una serie di facilitazioni, cioè strumenti che velocizzano la resa di un effetto o l'applicazione di un effetto. Nulla, cioè, che non sia replicabile di par nostro agendo con le nostre manine. Solo che ovviamente, come vi ho detto tante volte, è chiaro che se dobbiamo confrontarci con Photoshop e con i suoi effetti speciali in fase lavorativa, ovviamente puntiamo a migliorare la resa in termini di tempo, il che significa che sicuramente utilizzare le curve, saperle utilizzare è un vantaggio per ogni grafico, ma per esempio avere a disposizione un'ampia libreria di azioni predefinite, di curve predefinite, velocizza magari i nostri testi, l'applicazione del nostro lavoro quando siamo in fase di consegna, quando stiamo sviluppando un progetto e abbiamo poco tempo da dedicargli. Bisogna effettivamente andare, secondo me, molto sul pratico quando si parla di questi software. Ed ecco perché io spesso consiglio, l'ho anche scritto stamattina appunto in quel documento, di dotarsi di librerie piuttosto ampie. Molti autori chiaramente puntano anche a farne a meno e non c'è nulla di male, cioè non è né un peccato d'orgoglio da parte loro né un errore da parte dell'utente che si dota di ampie librerie. Io personalmente credo di saper utilizzare Photoshop in maniera discreta, eppure utilizzo librerie in quantità, perché per l'appunto non mi interessa stare lì a vantarmi con me stesso davanti allo specchio di aver tirato fuori l'azione spettacolare. Mi interessa realizzarla in tempi brevi in modo da renderla utile al mio lavoro. Quindi, ecco, diciamo, si tratta comunque di un approccio diverso, pragmatico, rispetto comunque a altre cose che magari leggiamo online. A parte questo, parlando ovviamente poi di effetti speciali, vedremo quindi una serie di funzionalità nuove rispetto a Photoshop CS6, molto utili e anche divertenti, perché no. Vedremo anche alcuni costrutti che ho realizzato di recente, cercando ovviamente di specificare bene quali possono essere alcuni trucchi del mestiere per realizzare determinate scene piuttosto, come posso dire, creative da applicare al nostro lavoro. Quindi cercherò di sintetizzare una serie di effetti e parleremo appunto anche di quelle librerie proprio per dimostrarvi come in effetti sia importante, come dicevo prima, o crearsi da sé questo insieme di librerie, svilupparle in autonomia o quantomeno, per esempio, scaricarle dal web, acquistarle. Chiaramente quando dico di scaricarle dal web, l'ho scritto anche nel documento, lo dico sempre, accertandoci della licenza d'uso, perché per esempio DeviantArt ha una marea di risorse per chi utilizza Photoshop, però non tutte sono gratuite per uso commerciale. Quindi fateci sempre attenzione perché alcune hanno semplicemente uno scopo didattico. E vedremo insomma ecco anche una serie di strumenti collaterali. Vedremo qualche cosina in termini di 3D, giocheremo un attimino con le animazioni per vedere come integrare, per esempio, l'uso dei livelli all'interno di un video dentro Photoshop. Visualizzeremo effetti come l'effetto tilt, il nuovo effetto tilt, l'effetto puppet warp. Vedremo insomma qualche cosina piuttosto carina. E infine, ovviamente, insomma, cercheremo comunque di approfondire qualche considerazione dal punto di vista tecnico che potrebbe tornarci utile. Questa era solo l'anteprima. Quindi, ovviamente, come sempre, vi do la possibilità prima di cominciare di dire la vostra, cioè di, ecco, se avete qualche domanda, qualche dubbio, sono a vostra disposizione, è il momento di parlare, in modo poi da iniziare con la nostra lezione. Lezione che per inciso si terrà in larga parte direttamente in streaming dal mio computer, quindi lavoreremo all'interno di Photoshop CS6, alcune delle cose sono esclusive di Photoshop, degli elementi che vedremo sono esclusività. Sono esclusività, me la sono inventata io adesso sta parola. Sono esclusiva di Photoshop CS6, ma ribadisco, è veramente importante,
anche le vecchie versioni vanno piuttosto bene. Se proprio, permettetemi questa parentesi, se proprio dovessi fare un distinguo tra le varie versioni, io personalmente pongo, ecco, come posso dire, il giro di boa lo posiziono con Photoshop CS4, semplicemente perché, o addirittura CS3, no, CS4, perché dal Photoshop CS4 è stata inserita comunque con vigore, con maniera più completa rispetto alla versione precedente, la funzionalità dei livelli di regolazione che, insieme alle maschere, insieme ad altri effetti, tutto sommato ci aiutano tantissimo mentre lavoriamo. Però è giusto comunque un'indicazione sommaria. Però a parte questo, come ho detto, ripeto, davvero comunque si può decidere di lavorare anche con versioni precedenti, d'accordo? Detto questo, quindi qualcuno vuole dire qualcosa, vuole fare qualche domanda? Io nel frattempo apro un po' qui. Non so da voi, ma qui a Roma si muore di caldo. E fra l'altro di me non resterà granché visto che mi si stanno magnando le zanzare. Beh, nessuno vuole dire niente. Ma ci siete o mi è caduta la connessione? Qualcuno mi dica qualcosa. Ah, ci siete. Ok. Perfetto. Sì, Giuseppe, in che senso? No, non ti sei perso niente, l'ho detto che comunque nelle prossime ore lo presenteremo. Ufficialmente l'apertura era per il 1º maggio. E ho mandato un'email in realtà a tutti gli utenti che si sono iscritti, che hanno compilato il form negli ultimi giorni. E ci sarà l'evento di presentazione che doveva tenersi venerdì scorso, l'ho spostato di una settimana e si terrà venerdì sera. Ok? Di questo però poi ne parleremo in seguito. Magari dopo. Ah, ok. Sì, Ale, vai con le tue domande così poi iniziamo. Nel frattempo mi dovete anche perdonare, non ho anche chiesto scusa di questa cosa. Questa sera faccio lezioni in boxer. So che non si dovrebbe fare lezioni mezzo nudo, però chi se ne frega, tanto non mi vedete, però perdonatemi di questo dettaglio. Dimmi tutto, Ale. Ci tenevo a dirla questa cosa. È bellissimo fare lezioni in mutande. Certo, non è uno spettacolo, insomma, il massimo della vita, però è un po' come quando si fanno i sogni di notte e ci si immagina di andare a scuola in mutande. Ecco, io faccio lezioni in mutande, lo posso dire. Ale, come faccio a scaricare i source dei vecchi webinar? Stavo seguendo quelli in design. Beh, sono tutti su YouTube. E dimenticate i link alle sessioni online che ci sono sul sito, perché come ho detto la volta scorsa. Ah, ok. I file. Guarda, alcuni articoli sono nella sezione blog. Poi piano piano cerco di pubblicare nuovi articoli. Per esempio, dopo domani mattina troverete un maxi articolo sulla digital art. Ecco perché stamattina ho pubblicato quella guida. E quello su WordPress plugin. Poi pian pianino ne pubblico di tanto in tanto altri. Ciao Kenny. Ok. Bene, allora. Prima di tutto, iniziamo. C'è qualche altra domanda? Qualcuno vuole chiedere qualche altra cosa? Ah, sì, grazie Ale, scusami, non ti ho risposto perché ancora non ho aperto l'email, ma ho visto che mi era arrivata. Grazie, sei stato gentilissimo. Grazie mille. Allora, innanzitutto. Partiamo rapidamente da uno spunto che arriva da quelle slide che vi ho passato poco fa e che vi rilinko a beneficio di chi si è collegato dopo il primo copia e incolla. Quando si lavora con Photoshop, lo abbiamo sempre detto, ma è bene ricordarlo, oltre alla questione delle librerie che più avanti affronteremo, abbiamo detto spesso che è importante, perché si realizzino degli elaborati ad alto impatto visivo, lavorare con immagini di qualità. Lo specifico sempre, non diciamo con il solo scopo di spingervi, per esempio, verso Fotolia, che sapete essere il mio canale unico preferenziale, ma in generale perché in effetti lavorare con immagini di qualità è fondamentale per poterle manipolare nel singolo dettaglio. Specifico e mi soffermo su questo punto semplicemente perché ogni volta che tengo una lezione su Photoshop o sulla digital art, dopo qualche giorno ricevo qualche richiesta di supporto.
di qualche allievo che magari si è lanciato nella produzione di qualche effetto speciale, l'applicazione della luce, delle maschere, una sovrapposizione avanzata di livelli, eccetera, eccetera. Il problema però qual è? Che magari si parte da un'immagine scarsa in termini di risoluzione e qualitativamente sporca, presa magari da sxc.hu, uno dei siti che vi dà immagini gratuite nel caso in cui la licenza sia standard, che vi permette insomma di esercitarvi. E come esercizio va piuttosto bene. Il problema però qual è? Perché io quando vado a sviluppare le illustrazioni che vedete anche nella fanpage o la stessa illustrazione, perché da quella partiremo di Plastic Theory, sono andato a pescarmi foto ad alta qualità su Fotolia. Perché ovviamente quando si parla di effetti speciali e lavorazione, lavorazioni, è importante che l'immagine sia ad alta qualità, per l'appunto come ho detto, quindi ad alta risoluzione, e soprattutto sia pulita, cioè sia sviluppata in modo professionale. Perché? Perché ovviamente quando andiamo ad applicare filtri, effetti di livello e quant'altro, dobbiamo essere certi che il nostro layout sia il più possibile pulito. Anche banalmente per una semplice selezione, che sicuramente si potrà poi, magari, come posso dire, gestire un po', smussare qualche angolo, sistemare e così via. Però lavorare con un'immagine scarsa che ha delle micro sfocature o che effettivamente ha delle dominanti un po' strane al suo interno e così via, significa per noi lavorare di più e lavorare male. È per questo che magari alle volte alcune delle illustrazioni che pubblico, qualcuno mi dice: "Ah, che belle illustrazioni, io non le saprei fare." In realtà, i trucchi del mestiere, cioè le operazioni che si compiono, sono sempre quelle a portata di mano di chiunque. La differenza però sta alle volte davvero nella qualità dell'immagine di partenza. E quindi è importante comunque scegliere bene un soggetto al fine poi di poterlo elaborare in tutta tranquillità. Un esempio spicciolo: vi ho spinto tante volte, più avanti vi farò vedere, diciamo, come si fa. Vi ho spinto tante volte a immaginare di dover creare voi stessi le vostre librerie di pennelli. Sapete che i pennelli sono ovviamente una delle risorse che consideriamo più importanti all'interno di Photoshop. Solo che ovviamente, per quanto la rete sia piena, densa, stracolma di pennelli di vario genere, anche di alta qualità, il problema è che quando ci dotiamo di queste librerie di pennelli, il più delle volte siamo costretti ad adattarci noi al pennello. Che significa? Che se per esempio mi serve un effetto grunge o un effetto strisciata d'inchiostro, un effetto fumo, eccetera, magari avrò tanti pennelli diversi tra i quali scegliere, ma gira che ti rigira, qualunque di quei pennelli io scelga, alla fine sono io che mi sto adattando a quel tipo di risorsa. Al contrario, invece, prendere per esempio un'immagine ad alta qualità dentro Fotolia, o svilupparla in altro modo, perché nel manuale di oggi addirittura in più pagine sostengo l'importanza di creare da sé le proprie librerie, le proprie risorse di immagini, d'immagine. Crearsi insomma uno scatto o partire da una foto ad alta risoluzione ci permette di sviluppare un nostro pennello ispirato a quella foto. Tra poco vi farò vedere come. Dove sta l'enorme vantaggio? Sta nel fatto che prima di creare il pennello, modifico l'immagine con gli strumenti di Photoshop al fine di trasformare, per esempio, i contorni del soggetto. Quindi se lo sbuffo di fumo, per esempio, dovrebbe tendere a destra e invece me lo ritrovo in un pennello predefinito in una posizione diversa, vado a modificare la foto che è ad alta qualità, nello splendore di tutti i suoi colori, è facilmente, diciamo, gestibile. Dopodiché, quando l'ho creata, l'ho trasformata nell'oggetto che mi serve in modalità pennello, la convertirò con gli strumenti di Photoshop e quel pennello sarà a diretta corrispondenza delle mie necessità. Quindi non sarò io ad adattarmi al pennello, ma adatterò il pennello alle mie esigenze. Cambia nettamente l'approccio e lavorare, come posso dire, educando se stessi a questo metodo di lavoro vi aiuta tantissimo perché vi mette in condizione di creare qualsiasi tipo di pennello vi serva seduta stante partendo da una qualunque immagine. È una cosa molto importante questa. Allora, attiviamo subito Photoshop e perché no? Partiamo proprio da lì. Un attimo solo che attivo lo slide sharing.
Eccoci qui. Screen sharing has started. Screen sharing has started. Allora, ditemi appena vedete, appena vi risulta a schermo la finestra di Photoshop. Ah, vi anticipo una cosa importante. Ovviamente in fase di streaming, come sempre per velocizzare il caricamento dal vostro lato, lavoro in bassa risoluzione. Nel video che sto registrando di questa sessione, chiaramente poi vi invito magari a rivederlo, sia per ripassare un attimino le cose che diremo, sia per vedere le immagini poi ad alta qualità, quindi li vedrete in tutto il loro splendore, ecco, anche perché i video di YouTube, lo sapete, sono in alta qualità, quindi potete anche scaricarli, insomma, potete comunque vederveli online. Così come li vedo io mentre opero, d'accordo? Allora, vi faccio un esempio. All'interno del mio oddio, Dead, ecco, facciamo Dead, che ogni volta mi ricordo che entro in crisi col tuo nome. Solo Dead, riesci a vedere? Dedale, ok, o Dedale, no, Dedale. Solo lei riesce a vedere o anche qualcun altro? Fatevi sentire, ragazzi, perché mi serve. Che interagiamo in modo tale che comunque. Ok, perfetto. Allora, dicevo, per esempio, all'interno della mia raccolta di pennelli, come sapete, io di pennelli ne ho davvero tantissimi. E per esempio, tra i pennelli, scusatemi, che si utilizzano spesso e volentieri in fase di composizione. Non sentite? Giulia non mi sente? Mi sentite? Ok, perché sentite scatti perché quando mi muovo di tanto in tanto in effetti la voce scatta, ma cerco di parlare piano, poi ovviamente quando devo spiegare qualcosa mi fermo un attimo. Allora, dicevo, quando si sviluppano delle realizzazioni in stile digital art, quindi realizzazioni un po' più complesse ad alto impatto visivo e così via, spesso si utilizzano degli effetti. Come posso dire, che cadono sotto l'etichetta di effetti grunge, effetti particellari, pulviscolo, sporcizia varia, elementi singoli, frammentazione e così via. Bene, all'interno delle gallerie, poi fra l'altro vi passerò un bel po' di link già stasera via chat, poi li troverete in forma d'articolo. All'interno effettivamente delle mie raccolte, per esempio, ho questo tipo di raccolta. Eccola qui, creo un livello così vi faccio anche vedere il singolo pennello. Ecco, dovreste vedere in sovrapposizione uno strano effetto pulviscolare al di sopra dell'immagine che ho creato. Altro non è se non l'anteprima del pennello. Bene, questi effetti corpuscolari sono assai frequenti in rete, così come effetti di sfumatura, effetti di luce particolari, assolutamente utili e validi da utilizzare. Ma supponiamo che io abbia voglia di creare un effetto diverso, come in un file che vi farò vedere dopo, probabilmente avrò la necessità di creare un mio pennello partendo magari da una texture, per esempio, che faccia al caso mio. In questo caso, per esempio, io cosa faccio? Adesso andrò a prendere una immagine di Fotolia che rappresenta una texture che ho utilizzato in una elaborazione. E vi farò vedere come in pochi passaggi possiamo crearci il nostro pennello semplicemente lavorando, impostando le caratteristiche, le dimensioni, il perimetro e così via a nostro piacimento. Vado a prendermi la mia immagine di Fotolia. Eccoci qui. Ditemi quando riuscite a vedere la texture del terreno spaccato. Aspetto che mi diate la conferma. Ok. Allora, questo effetto. Ok, nel frattempo spiego. Allora, l'immagine che adesso vedrete.
o che qualcuno già osserva, è una normalissima texture di quelle che troviamo in abbondanza sui classici siti di stock di vendita di immagini, siti di stock, come Fotolia. La cosa bella di queste texture consiste nel fatto che sono in alta qualità e ci permettono per l'appunto di generare dei pattern, delle texture, dei pennelli, tutti elementi che fanno al caso nostro quando andiamo a sviluppare una illustrazione digitale con Photoshop. Nel nostro caso, io adesso voglio trasformare questa immagine in un pennello. Il comando solitamente si trova all'interno della voce modifica definisci pennello predefinito, che in questo momento, se ci fate caso, è disabilitato. Ok? Seleziono una porzione dell'immagine, adesso ovviamente lo faccio con un semplice effetto lazzo, giusto per sbrigarci. Sto utilizzando l'effetto lazzo per mettere in evidenza, anzi, mi metto anche la maschera così vedete cosa ho selezionato. Ecco. Sto selezionando con un effetto lazzo una porzione della mia immagine, in modo tale che questo singolo oggetto, o meglio, la selezione dell'oggetto, possa diventare un pennello. Deseleziono la mia maschera, resta la selezione, torno sulla voce modifica ed ecco che si è attivata la funzione definisci pennello predefinito. La vedete? Riuscite a vederla? Ok, nel frattempo però vi spiego perché prima non la vedevamo e adesso sì. Una considerazione importante da conoscere rispetto alla creazione dei pennelli è la seguente. Dentro Photoshop i pennelli di solito possono avere delle dimensioni limite predefinite. Che vuol dire? Quando scaricate i pennelli da internet, di solito sapete, ciao Luca, di solito sapete che scaricando i pennelli dal web, questi pennelli hanno una dimensione in pixel di un certo tipo. I pennelli ad alta qualità di solito comunque sono pennelli che hanno una dimensione pari a 1000 pixel o una dimensione maggiore. Per esempio sui siti che poi vi passerò, nella maggior parte dei casi questi pennelli hanno una grandezza che oscilla tra i 1000 e i 2000 pixel. Quando andiamo a creare noi un pennello, dobbiamo però sapere qual è il limite massimo di grandezza del nostro Photoshop. Perché in Photoshop CS5 il limite massimo di un pennello è 2500 pixel, è stato portato in Photoshop CS6 a 5000 pixel. Questa immagine, essendo ad alta risoluzione, probabilmente presa nella sua interezza, non andava bene. Verifichiamolo insieme. Clicco su Modifica, definisci pennello predefinito, gli do il nome, per esempio, Texture Terra, e gli do il mio ok. Vi faccio notare che subito mi esce fuori la dimensione di 3184 pixel e se vado a vedere la dimensione dell'intera immagine scopro che in effetti il motivo per il quale Photoshop non mi permetteva di creare un pennello anche avendo il CS6 era quello che vi ho appena detto, cioè la larghezza di questo file era pari a 5184 pixel. 184 pixel in più del limite massimo consentito. Ripeto, dentro Photoshop CS5 e 5.5 chiaramente, il limite è 2500 pixel, d'accordo? Quindi se capita che magari volete trasformare un'intera texture, e no, se vuoi poi te la passo, non ce l'ho qui a portata di mano Ale, ma se vuoi o nella pausa o alla fine poi ricordamelo che te la passo, non è un problema. E quindi dicevo, ricordatevi di questo limite perché altrimenti magari diventate scemi perché non riuscite a salvare una texture, scusatemi, un pennello come vorreste. Ah, ok. Che cosa me ne faccio io di questo pennello appena realizzato? Vado semplicemente, per esempio, a riempire di nero il mio stage, utilizzo il mio pennello, e vado a selezionarmi proprio la texture appena ricavata e la applico all'interno della mia schermata, all'interno del mio stage. L'effetto finale è quello che vedete.
che, ripeto, visto così, probabilmente non vi dirà nulla. Quando poi lo vedremo applicato su un soggetto che ho creato qualche tempo fa, capirete quanto invece è importante potersi gestire da sé con una pulizia diversa, in cui ovviamente ho utilizzato una selezione poligonale, quindi non è sicuramente la selezione migliore, ma in quel caso capirete quanto è importante potersi creare una texture di questo genere che magari in rete non trovate. A voi piace questo effetto, ma non lo trovate in rete già pronto. Bene, non c'è nessun problema, me lo creo io. Ok? Una considerazione in più che vi offro consiste anche nel trasformare l'immagine prima di convertirla in pennello. Attraverso, ad esempio, un livello di regolazione, il classico li i livelli di regolazione li trovate nel pannello Adjustment o Regolazioni, a seconda che utilizziate il software in italiano o in inglese. Vado per esempio a utilizzare il livello di regolazione bianco e nero per, ad esempio, ammortizzare i pixel di un certo colore in una direzione piuttosto che nell'altra, quindi cercando magari di enfatizzare le linee chiare e le linee scure, magari perché no. Utilizzo un altro effetto in più per creare, che ne so, diciamo, un contrasto maggiore o minore per far uscire ancora di più le mie linee. Dopodiché ripeto lo stesso effetto, questa volta userò una selezione ellittica. Di nuovo modifica. Anzi, giustamente sto andando a pescare dalla mia maschera la selezione, unisco questi miei livelli, vado a creare la mia selezione, vado su modifica, definisci pennello predefinito, quindi stessa logica di prima, ma con la texture modificata, torno di nuovo nella schermata precedente, di nuovo altra pennellata, questa volta con lo stesso il pennello, diciamo, della texture modificata, e già qui noterete la differenza nell'uso di una texture originale e una leggermente contrastata superficialmente, cioè non ci siamo applicati più di tanto nell'inserimento di quei parametri, abbiamo semplicemente rozzamente assegnato un profilo in bianco e nero, contrastato un po' con una curva, e il risultato già cambia. Immaginate lavorando un po' di più su ciascuna texture quello che magari siamo in grado di realizzare, di diciamo, gestire all'interno della nostra scena. Quindi, concludendo la questione della trasformazione dei pennelli, quale che sia il vostro oggetto, numero uno, non accontentatevi di convertire la singola immagine semplicemente in pennello così come ve la ritrovate, perché di solito anche diciamo, le porzioni, i toni di grigio dell'immagine verranno assorbiti dalla creazione del pennello. Invece, magari provate a lavorare un pochettino l'immagine, magari a modificarla, perché no, anche sfruttando lo strumento Altera. Che è successo? Mi sentite? C'è stato qui un colpo al microfono, non ho capito. Ok. Sì, ogni tanto parte il microfono è integrato, fra l'altro, quindi. Quindi dicevo, potete anche decidere di modificare la scena con lo strumento Altera o altri effetti per poi arrivare. Mi sentite a scatti? Io sto cercando di parlare piano, ma in questo momento il resto, diciamo, insomma, non sto neanche muovendo il mouse. E per arrivare a creare la vostra scena, sapendo che ovviamente il nostro scopo è avere eventualmente una, come posso dire, una texture, un pennello ripulito, come nell'esempio che vedete in sovrapposizione, dove notate al volo la differenza tra un pennello ripulito e uno parzialmente ripulito in maniera grezza e uno semplicemente convertito così com'era in originale. E qui continua a saltare, non so che diavolo c'ha. Mi sentite adesso? Sì, ok. Io ogni tanto vedo l'icona che fa, suoni, emette, fa strane cose, ecco. Ok? Chiudiamo questa immagine. Ma come pennello fai conto, Vincenzo, che allora diciamo che nella creazione del singolo pennello con questo genere di passaggio ti faccio notare che non esiste la durezza, il parametro di durezza. Guarda, ti ho aperto la finestra. Ho selezionato il mio pennello precedente
vabbè, seleziono l'ultimo che ho creato, tanto fa lo stesso, ma anche quello prima vale la stessa cosa. In questo contesto non posso gestire la durezza, però tieni conto che ovviamente nel caso in cui si voglia creare un qualcosina di più avanzato, ci sono comunque tutte le opzioni del nostro pannello pennelli che eventualmente possiamo anche decidere di applicare per trasformare un po' la resa dei nostri pennelli. Cosa molto importante, anche questo è un altro degli elementi che in tanti ignorano, quando si utilizzano i pennelli, ricordatevi che avete il pannello pennelli ricco di opzioni che vi permette innanzitutto di assecondare la vostra gestualità, sia che si utilizzi una tavoletta grafica, sia che si utilizzi il mouse, un mouse normale. Ma soprattutto quelle opzioni che vedete a destra vi permettono di giocare letteralmente con i vostri pennelli al fine di creare degli effetti multipli. Ok? Adesso qui non voglio fare la lezione sui pennelli, però vi assicuro che comunque giocando un po' su queste voci potete comunque generare degli effetti interessanti. Una di quelle che io utilizzo più spesso. Non mi sentite? Visto che c'è qualcuno che mi sente e altri che non mi sentono, quelli che non mi sentono, eventualmente provate a chiudere anche i programmi come Facebook, eccetera, perché quando tengo aperto io Facebook, puntualmente, anche se sembra una sciocchezza, Facebook si ciuccia la banda che è una bellezza, quindi fateci molta attenzione. Ok? Quindi se avete, che so, un altro bro nel browser aperta l'email, eccetera, il mio consiglio è di chiudere un po' tutto. Ah, ok. Andiamo avanti. Allora, chiudiamo questa finestra. E andiamo avanti. Allora, prendendo spunto dall'immagine che avete sott'occhio, volevo semplicemente sfruttare questo tipo di composizione per mostrarvi. Io ho tutto aperto, ho preso il muro e ti sento. Grazie, Estrella. Allora, dicevo, volevo mostrarvi tramite questa illustrazione alcuni, per esempio, dei segreti, tra virgolette, dei trucchi del mestiere per quanto riguarda la creazione di alcuni scenari. L'immagine che avete di fronte in realtà contiene tantissimi oggetti grafici di tipo diverso. E come notate già dall'anteprima del pannello livelli, in effetti, scorrendo poi i vari livelli, scoprirete che io faccio, come è normale che sia, un abbondantissimo utilizzo di maschere di ogni tipo. Maschere, per esempio, di livello, maschere di ritaglio, maschere di sovrapposizione. E uno dei trucchi del mestiere che ci aiuta più spesso consiste proprio nelle maschere. Per esempio, l'illustrazione che avete di fronte, noterete che rappresenta una struttura più o meno. Beh, c'è il Reserved Webinar se vuoi, Dedale. Dicevo, per esempio, all'interno dell'immagine che vedete c'è quella sorta di struttura plastica che, come vedete, sembra quasi bucata, lasciando uscire un po' qualche ingranaggio e quella sorta di particella pulviscolare che notate, che vedete. Io adesso disattivo un po' i livelli e vi faccio vedere in pratica come questo tipo di immagine, come la maggior parte delle immagini di questo genere, saltano fuori. Fra l'altro, permettetemi di ricordarvi, perché ho letto ogni tanto, comunque discuto online in merito. Sapete che ogni mese Fotolia rilascia un file gratuitamente per 24 ore sviluppato da un grande autore nell'ambito del progetto Ten Collection. Quei file, anche se magari fisicamente non ci piacciono, è importante scaricarli, sia che che noi si sia bravi a utilizzare Photoshop, sia che noi ovviamente si sia magari alle prime armi. Semplicemente perché verificare il modo in cui un altro autore compone il suo elaborato ci aiuta a capire l'importanza di alcuni elementi. Questa immagine, per esempio, io la utilizzerò per mostrarvi l'importanza, per esempio, delle maschere, dei pennelli con sovrapposizione e soprattutto delle azioni e delle curve, per farvi vedere come cambia radicalmente l'appeal di un'immagine semplicemente sfruttando funzioni basilari. Ma andiamo per gradi. Nascondo questi miei livelli. Nascondo un po' tutto così.
pratica faccio quello che fanno, che si fa solitamente con il file di Fotolia, al fine di mostrarvi cosa c'è sotto una realizzazione. Poi, ovviamente, a me questa realizzazione piace moltissimo, ma è indifferente, diciamo, il fatto che il file in sé ci piaccia. Quello che è utile è capire come ci si muove nello sviluppo delle varie fasi e sottofasi. Allora, io l'ultimo non riesco a visualizzarlo perché ha un profilo che il mio programma non legge. E non lo puoi convertire, Dedale? Quando lo carichi non puoi semplicemente dargli l'ok sul profilo? O non te lo apre proprio, nel senso ti blocca il file? Allora, innanzitutto volevo mostrarvi questo file, come dicevo. Questo file sostanzialmente inizia con l'immagine che avete davanti. Ho chiesto a un amico di convertirmelo su Photoshop, mi dice che convertendo il profilo cambia radicalmente. Beh, sì, è possibile. Però qualche cosina eventualmente si può fare, al limite. Vabbè, poi eventualmente ne parliamo. Allora, dicevo, partiamo dall'immagine che avete davanti agli occhi. Questa immagine mi ha affascinato tantissimo, l'ho acquistata all'interno di un sito di stock qualche anno fa, mi è sempre piaciuta. E da lì poi sono voluto partire per la creazione dell'immagine iniziale rappresentativa di Plastic Theory. Chiaramente l'immagine di per sé già ci offre, come dicevo all'inizio, contributo di qualità, cioè parto da un'immagine che ha già un suo valore estetico, ma sappiamo che quando si opera con gli effetti speciali di Photoshop è importante non accontentarsi. Quello che ho fatto quindi all'inizio è stato in pratica andare a sovrapporre al livello di base, che in pratica è questo cuore, una copia del livello, aggiungendo, aspettate che ingrandisco anche l'anteprima dei livelli, è già al massimo. E sovrapponendo in pratica a questo livello una banalissima maschera. Tra poco poi vi farò vedere velocemente in quattro passaggi le diverse tipologie di maschera. Questa maschera, come vedete, è in pratica in corrispondenza delle aree nere. Ciao Lucia, figurati. In corrispondenza delle aree nere punta a nascondere le porzioni della mia immagine, cioè la porzione di cuore che risulta bucata in più punti. Quindi è la stessa immagine sovrapposta a se stessa. Dopodiché, che cosa ho fatto? Ho selezionato, lo vedete nel livello successivo, ho selezionato l'intero cuore, semplicemente creandomi un salvataggio della selezione al fine di creare delle maschere che, al contrario, nascondessero o verificassero o mostrassero gli elementi che andavo a sovrapporre a questa immagine. Mi spiego meglio. Guardate questi due livelli che sto mettendo in evidenza. In pratica, ecco, vi faccio vedere che cosa effettivamente si dovrebbe vedere. Dovreste vedere, non so adesso con la qualità video che avete se si riesce a vedere, ma in sostanza io ho applicato una serie di pennellate, così, abbastanza caotiche, su un livello al di sopra del mio cuore bucato, ok? In questo momento, infatti, ho nascosto la mia maschera e, se ci fate caso, non so per quelli di voi che insomma riescono a vederlo, il bagliore colorato luminoso, pennellate di colore che ho dato io a casaccio, vanno ben oltre i bordi del mio cuore, quindi i bordi, diciamo, di questi rami che sarebbero poi le vene che escono fuori dal cuore. Per far sì che ovviamente questo effetto però non andasse oltre al mio cuore, ho semplicemente creato una maschera di sovrapposizione partendo proprio dalla selezione del cuore, che è questa che vedete davanti agli occhi, in modo tale che le singole sfumature di colore non andassero oltre al perimetro del singolo oggetto. Le imperfezioni per adesso ignoratele, perché poi pian piano vengono nascoste, sfumate e così via. Quindi questi sono solo i primi livelli. Lavorando di sovrapposizione in sovrapposizione, pian piano ho iniziato a replicare questo stesso effetto. Più e più volte, se ci fate caso, in effetti la maschera del cuore salterà fuori abbastanza spesso, proprio perché semplicemente io ho voluto utilizzare questa selezione che ho salvato in memoria attraverso il menu Seleziona, Salva, per poterla ripescare ogni volta che volevo e applicarla ai vari livelli che volevo sovrapporre alla mia immagine.
Grazie a questo semplice sorta di sandwich che ho creato tra il cuore bucato e il cuore di base, ho potuto anche cominciare ad integrare una serie di oggetti grafici all'interno della mia scena. Oggetti grafici che in sostanza andavano ad arricchire, eccolo qui, il mio scenario. So, credo che questo... Ah, è che infatti era di troppo. In pratica tutti gli oggetti che vedete nella selezione che sto facendo si trovano tra la base che è il cuore e la sua parte superiore che è lo stesso cuore semplicemente bucato. Un semplice accorgimento che in realtà viene sfruttato in tantissime tecniche che trovate online, incluse alcune varianti della tecnica di Alberto Seveso. Chi di voi conosce, sicuramente in molti conosceranno Alberto Seveso. Alberto Seveso, ne parlo spesso, è uno di quegli autori che arrivò alla ribalta grazie a uno stile che si creò, che poi andarono a copiare, a scimmiottare in tantissimi. Uno dei trucchi del mestiere in quel caso consiste nel sovrapporre più volte l'immagine a se stessa, cioè in pratica faccio una copia di un livello, lo duplico 3, 4, 5, 6 volte, e all'interno di ciascun livello mostro e nascondo porzioni dell'immagine differenti. Sotto a ciascuna porzione vado semplicemente ad integrare un contenuto differente o di volta in volta significativo per quelle che sono ovviamente le mie finalità. In questo caso ho semplicemente creato una sorta di buco che risulta piuttosto naturale, spontaneo, anche se qui ovviamente ancora non si nota granché, e all'interno del quale sembra realmente che ci siano dei meccanismi, degli oggetti, diciamo, che fuoriescono poi dalla mia figura. Le maschere, come ho detto, le vedremo rapidamente dopo, ma per adesso descrivo velocemente questa realizzazione. Man mano che si lavora, poi, all'interno dei livelli, come capita nella Ten Collection e nella maggior parte dei lavori con i quali abbiamo a che fare, non è difficile trovare dei livelli di regolazione con effetto curva, come in questo caso. Perché? Perché in pratica, quando si lavora con tante immagini, è importante, diciamo, cercare di concentrare l'attenzione solo su alcuni dei particolari della foto, oppure si cerca di alleggerire dei difetti congeniti, tra virgolette, della foto stessa, una sfumatura che non va bene, un tono colore troppo piatto, poco vivo, eccetera. Grazie all'uso delle curve, che vi ricordo sono lo strumento che ha questa forma che vi ho appena aperto, ci possiamo permettere di manipolare per ogni singolo canale o nella loro interezza i canali, in questo caso RGB, i toni della mia immagine, in modo tale da contrastare, da far venire fuori o da annichilire difetti o pregi della foto. Andiamo avanti. Proseguendo all'interno dei livelli, l'autore, in questo caso io, ha iniziato ad apporre una serie di elementi scontornati, di nuovo quel pulviscolo che ovviamente aveva il compito di essere, diciamo, una sorta di disfacimento della mia scena, quindi il cuore che in pratica aperto, spaccato, comincia a decomporsi. A un certo punto poi ho voluto aggiungere, fra l'altro, ecco, per esempio qui c'è un altro livello curva applicato a che cosa? Al pulviscolo. Immagino lo vediate che diventa più chiaro o più scuro, lo abilito e nascondo in sequenza così lo vedete. In pratica questo effetto che vedete qui con la freccettina in basso, lo vedremo, ripeto, tra poco, si chiama maschera di ritaglio, cioè quando vediamo questo oggetto che si attiva dal menu in alto, il pulsantino del menu, e che si chiama per l'appunto maschera di ritaglio, clipping mask in inglese, qui adesso ovviamente Photoshop mi chiede se la voglio disabilitare perché è attivata, le maschere di ritaglio fanno sì che il livello subordinato a questo effetto si vada ad adagiare al perimetro del livello sottostante. In questo caso quindi io ho semplicemente un oggetto corpuscolare, quindi la curva, cioè il cambio di colore, di tonalità che ho applicato, con una maschera di ritaglio si adagerà al solo oggetto pulviscolo, senza coinvolgere gli altri livelli della mia scena. Andiamo avanti. Per creare poi uno scenario di un certo tipo, ho utilizzato l'immagine di una sorta di cuore realizzato con delle fiamme, un altro effetto che ho trovato già pronto all'interno di Fotolia. Questo livello, in pratica, l'ho subordinato di nuovo ad una maschera di ritaglio, che è diversa da quella di prima. Cioè, questa maschera, scusatemi, non di ritaglio, maschera normale.
Questa maschera, che prende ovviamente spunto dai contorni del cuore che avevo precedentemente salvato, è l'opposto di quella che avevo utilizzato più in basso. Lo vedete proprio nell'elenco dei livelli, perché se ci fate caso si vede nettamente il profilo del cuore in negativo e in positivo poi invece all'interno di questo livello che stiamo visualizzando. Applicando due volte lo stesso effetto su un livello che in realtà è la stessa cosa, sono andato a manipolare l'oggetto, fra l'altro, avendo la possibilità di mostrare e nascondere solo le parti per me interessanti. Ma non mi sono accontentato di questo. Ho utilizzato un effetto altera, che vi faccio vedere al volo. L'effetto altera lo possiamo abilitare ogni volta che andiamo all'interno del menu Modifica Trasforma, oppure, se abbiamo attivato i shortcut Ctrl o Command T, cioè la modifica tramite tasti, possiamo utilizzare il pulsantino in alto, che si chiama per l'appunto Altera, che crea un reticolato intorno all'immagine e mi permette di modificarne alcuni aspetti. In effetti, diciamo che questo tipo di modifica ci aiuta e come nel elaborare l'adattamento di un'immagine ad un altro contesto, perché nel nostro caso, per esempio, quello che era un normale cuore fatto con delle fiamme, immaginatevi un cuore, poi magari se ce l'ho di là ve lo faccio vedere, un normalissimo cuore semplicemente disegnato con dei fumi, con delle fiamme, sono riuscito a convertirlo in una sagoma che ben si adattava al profilo del cuore sfruttando semplicemente il comando per l'appunto altera, cosa che ho fatto per ben due volte. Andando avanti, questo non c'entra niente e questo niente. Ho continuato ovviamente ad applicare i miei effetti, per esempio in questo caso di nuovo un altro effetto particellare con un'altra maschera che, come vedete, è sempre la sagoma del cuore, che ovviamente è la mia sagoma guida. Nel caso di Seveso e di altri autori, magari la sagoma guida può essere la sagoma di un corpo umano, la sagoma di un altro oggetto. Dipende ovviamente da quello che vogliamo fare. Ma come vedete, il giochino consiste sempre nel sfruttare una forma di base e poi utilizzarla come profilo guida, cioè una sorta di maxi perimetro universale che coinvolga di volta in volta gli oggetti in primo e in secondo piano. Di nuovo però, la foto che sono andato a pescare aveva dei toni e colori diversi da quelli che mi interessavano. E allora, guardate, sono arrivato ad applicare ben tre livelli di ritaglio, eccoli qui, al fine di modificare quell'effetto corpuscolare, che ovviamente non sarà più slegato dal contesto della mia immagine, ma inizierà ad adattarsi alla scena. Pian piano, poiché l'immagine si compone, ovviamente andiamo a ritoccare più e più volte questi pannelli in modo tale da ottenere l'effetto desiderato. Questo stesso gioco l'ho applicato anche su gli altri effetti, sempre corpuscolari, che ho applicato alla mia scena. Ah, eccolo qui il cuore. Vi faccio vedere il cuore che ho utilizzato con il comando altera. Eccolo qui. Questo è il cuore che ho utilizzato per il mio comando altera. Avanti. All'interno della scena poi ho semplicemente tracciato, grazie alla mia tavoletta grafica, dei semplici fasci di luce. Poi non ricordo se nella versione finale li ho messi o no, comunque poi la vedremo la versione finale. Questi fasci di luce li ho applicati sfruttando un'altra tecnica molto interessante, che è quella che ci permette di utilizzare pennellate sfocate di qualsiasi colore con un effetto di sovrapposizione sull'immagine. E cioè, quando in pratica si lavora con i nostri pennelli, andiamo a sceglierci un pennello così lo vediamo al volo, eccolo qui. Ups, troppo grosso il pennello. Ok. Quando scelgo per esempio di dare una pennellata, sapete che a seconda del tipo di fusione che sto sfruttando, in questo caso sovrapponi, quella pennellata si andrà ad adagiare sull'immagine sottostante e sui livelli sottostanti seguendo le mie direttive. Quindi se do per esempio il comando sovrapponi, questo livello si vedrà in un certo modo nella scena. Se do il comando normale, lo troverò semplicemente con le tinte bianche tipiche della pennellata colorata. Guardate semplicemente con una pennellata bianca sfumata e un cambio nel metodo di fusione come cambia l'effetto scenico.
soprattutto con sovrapponi e soft light, che in italiano non mi ricordo adesso come si chiama, luce soffusa, ci permette in pratica di posizionare nella nostra scena un elemento che può essere ulteriormente sottoposto ad altre modifiche. Esempio pratico, vi ho detto tante volte che quando stiamo andando a dare, ad assegnare, per esempio, ecco, facciamo così, quando stiamo andando ad assegnare delle pennellate alla scena, ok, dobbiamo lavorare anche di opacità e flusso, questi due parametri che vedete in alto. Questi due parametri in pratica fanno sì che la potenza della mia pennellata e la sua interazione con i livelli sottostanti cambi in funzione del variare di queste due percentuali. Per esempio, una banalissima pennellata data con questa opzione, in aggiunta all'effetto luce soffusa, ci permette in pratica di creare una sorta di effetto flu, che come vedete si nota appena, cioè ce ne accorgiamo. Scusate, mi devo bere un goccio d'acqua. Gli esili della tosse della scorsa settimana. Dicevo, l'effetto si nota appena, ce ne accorgiamo se andiamo a mostrare e nascondere il livello. Questo tipo di giochi, però, sono i classici giochi che ci permettono di illuminare o nascondere porzioni della nostra immagine. A seconda del metodo di fusione che decidiamo di utilizzare, addirittura possiamo illuminare porzioni della scena in maniera del tutto naturale, e vale anche con l'utilizzo di altri colori, perché posso anche per esempio scegliere di impiegare un verde, utilizziamo un colore acceso che non c'entra proprio nulla, sempre con un effetto di opacità e flusso ridotto. Posso decidere di applicare questo mio colore all'interno della scena. Lo vedete la pennellata verde? Ditemi appena vi risulta. Ok. Questa pennellata verde, vado a dargli un effetto luce soffusa ed ecco che comincia a interagire con i livelli sottostanti modificando la scena vera e propria. In questo caso ho utilizzato l'effetto sovrapponi. Questo tipo di interazione è ciò che in realtà si utilizza spessissimo per convertire soprattutto i riflessi degli oggetti nella scena. Dovete anche imparare a ragionare quando lavorate con Photoshop come fanno i fotografi nella vita reale. Quando un fotografo scatta all'interno di un set fotografico, per l'appunto la sua scena, quindi scatta una foto della sua scena, si preoccupa anche delle dominanti al fine di illuminare, nascondere o modificare eventuali rese non adeguate, o addirittura al contrario, per sviluppare delle rese diverse nello scatto. E come lo fa? Posizionando degli oggetti nella scena o dei riflessi che in qualche modo forniscano all'interno della scena un rimbalzo luminoso di un certo genere. Nel senso che anche nella vostra stanza, se posizionate degli oggetti corposi, quindi abbastanza sostanziosi, di un certo colore, automaticamente, qualunque sia la luce nella vostra stanza, quell'oggetto influirà sulla colorazione, passatemi il termine, generale della vostra stanza. Perché ovviamente comunque, ecco, la luce funziona così, nel senso che ogni oggetto, diciamo, diffonde per rifrazione quello che praticamente è il suo colore, tra virgolette, all'interno della stanza, della scena, degli altri oggetti che a loro volta ovviamente subiscono e rimandano il loro colore, il loro riflesso e così via. E la stessa logica è quella che sviluppiamo noi all'interno degli elaborati in Photoshop. Se ci fate ben caso, in tanti elaborati avanzati, infatti, gli oggetti non sono mai del tutto monocromatici e puliti. C'è sempre un qualche colpetto di bianco, di nero, di un altro colore, in relazione agli oggetti che seguono la scena. Vi ricordate per esempio poco fa la prima maschera, quando c'erano quelle pennellate di colore, di vari colori misti buttati lì, che ho nascosto con la maschera? Perché ho utilizzato quei colori? Perché nel momento in cui ho applicato le fiamme mi sono preoccupato del modo in cui questi due elementi cromatici, cioè il cuore fatto di fiamma, influiva sulla mia scena. Quindi ho applicato il mio colore per esempio sulle vene,
utilizzando un giallo, un arancione e un rosso sulla parte sinistra, dove ovviamente la fiamma gialla è più viva, e utilizzando invece la scala di blu e di viola a destra, laddove ovviamente comunque la dominante era diversa, in modo da assegnare una certa naturalezza alla scena, sapendo che fra l'altro il mio oggetto principale è un oggetto plastico riflettente. Andiamo velocemente avanti. Eccolo qui. Spunta fuori, per esempio, il primo soggetto umano. Quando lavorate con determinati soggetti, ovviamente dovete sempre far caso all'integrazione tra gli oggetti in modo tale che sia il più possibile naturale. La foto di sto tizio gambe all'aria era troppo chiara, quindi comunque andava un attimino ritoccata. E infatti io sono andato ad applicargli sia una curva, sia un livello di regolazione per desaturarlo un po', sia una curva per adattarlo un po' meglio. Ma tra le altre cose, sono andato a inserire qui nel cerchietto che vi metto in evidenza, non so se riuscite a vederlo, il riflesso dell'immagine sulla vena centrale del cuore. Non so se ci fate caso, ma ingrandisco un poco così si vede meglio. Scusate la voce tremolante, ma è la tosse. Ecco qui. Se ci fate caso, in pratica, io ho preso l'immagine, l'ho sovrapposta con la solita maschera all'interno praticamente della vena di questo cuore, l'ho chiaramente opacizzata un poco perché essendo un riflesso doveva avere comunque dei bordi non troppo netti, in modo tale da simulare quella che era l'associazione dell'immagine alla nostra scena. Ok? Sono piccolezze, però come vedrete le ho replicate all'interno di tutta la scena. E vi faccio anche notare che sulla sinistra della scena, non mi sentite? Allora, dicevo, ok, allora stavo dicendo Giuseppe, in pratica io la prima cosa che ho fatto è stata applicare il soggetto umano, ok? Eccolo qui, applico solo un attimo che cerco, vediamo se ecco. Ho applicato il mio soggetto umano. Ora, il soggetto umano ritagliato, in pratica aveva un difetto: i suoi toni colori, le sue dominanti, erano troppo fuori tono rispetto al resto della mia scena. Quindi, palesemente, la figura era separata dal resto del mio scenario. Non andava bene questa cosa. E allora che cosa ho fatto? Prima di tutto ho applicato due livelli di regolazione, anzi, tre livelli di ritaglio, scusami, due livelli di regolazione e un livello con delle pennellate cromatiche, che vi faccio anche vedere senza maschera di ritaglio, così li vedete meglio. Eccoli qui. E al soggetto i due livelli di regolazione servono. Il primo, in pratica, a cambiare con una curva con luci, contrasti e ombre della mia immagine. La seconda, a desaturarlo un po', già che aveva dei colori troppo vivi rispetto alla mia scena. Il terzo livello, quello che adesso rimetterò come maschera di ritaglio, consiste in delle pennellate con opacità e flusso ridotte, dove io ho utilizzato pennellate bianche e nere che sovrapposte come maschera di ritaglio mi permettono di gestire un po' gli effetti di luce della mia figura. Ricordatevi che dare delle pennellate con effetto, ripeto, opacità e flusso molto ridotte in bianco e in nero vi permette quasi quasi di generare zone di ombra e zone di luce sulla figura. Se poi addirittura li fondete con effetti come sovrapponi, moltipliche e così via, è ancora meglio, quindi il gioco riesce anche meglio. Riapplico la maschera di ritaglio. In più poi ho detto, visto che uno dei trucchi del mestiere per creare delle belle realizzazioni consiste nel fare attenzione ai dettagli, sono andato a creare addirittura un duplicato della mia scena all'interno, diciamo in sovrapposizione alla vena principale, e in pratica ho creato il riflesso della gamba leggermente addirittura piegato con il comando altera, ciao Lido, in modo tale che praticamente la mia figura fosse plausibile, cioè se ho messo una figura nella mia scena è normale che ci sia anche un colpo di luce da qualche parte. Proseguiamo un po' più spediti. Lo stesso giochino, chiaramente l'ho fatto e rifatto anche con altri soggetti. Di nuovo un altro essere umano che in pratica ho posizionato nella scena, che
creando con delle pennellate bianche e nere, guardate un po', gli effetti di luce e d'ombra. Queste sono pennellate bianche e nere sovrapposte al soggetto, solo che le mie pennellate sono tutte con opacità e flusso ridotto, quindi molto più leggere, in modo tale che comunque non vadano ad aggredire la foto sottostante. E come vedete, in pratica ho trasformato una figura che ovviamente subisce il colpo di luce della fiamma che c'è a sinistra della scena. E infine ho inserito anche, eccolo qui, la mia terza figura, che ho ovviamente sagomato tramite una maschera. E se ci fate caso, i due livelli sottostanti che avete visto, diciamo, mostrarsi, servono a contrastare la figura e contemporaneamente a creargli quella sorta di riflesso di nuovo in questa superficie che, ovviamente, essendo plastica e lucida, si mostra in una certa maniera. A completare il quadro, ovviamente, solide, diciamo, elaborazioni con pennellate sul soggetto, che ovviamente sono bianche e nere, ma anche alle volte pennellate di colore, perché ho utilizzato delle pennellate, per esempio, violacee da un lato e giallastre dall'altro, sempre con effetto di sovrapposizione o luce soffusa, sempre con flusso e opacità ridotto, in modo tale da generare questi riflessi che le onde di luce da un lato e dall'altro andavano a rilasciare sul nostro soggetto, per l'appunto. A completare poi la scena, eccolo qui, ho voluto inserire una serie di pennellate, ve le faccio vedere, mostro e nascondo, una serie di pennellate con altri effetti corpuscolari per simulare un po' l'effetto, diciamo, come posso dire, le ceneri svolazzanti tipiche delle fiamme, ok? Ora, tutti questi effetti messi insieme, alla fine ovviamente hanno trasformato la resa finale in ciò che vedete. Prima però di mostrarvi le maschere, volevo anche mostrarvi il ruolo che rivestono le elaborazioni tramite curve e livelli di regolazione che arrivano a trasformare nettamente l'immagine. Guardate per esempio questa immagine come diventa nel momento in cui io applico una serie di trasformazioni per generare l'immagine con una sorta di filtro golden, una sorta di filtro dorato. Fate caso al fatto che la cartella con la dicitura golden, come vedete qui dentro, contiene solo una serie di livelli di regolazione che sono curve, tonalità saturazione, bianco e nero, bilanciamento colore. Tutti questi oggetti sono tutti facenti parte dei livelli di regolazione. Chiaramente di prova in prova si ottiene, ovviamente si cerca l'effetto desiderato. Guardate come cambia, a seconda del variare degli effetti, la resa dell'immagine. Per esempio l'effetto 1, chiamato effetto Drakan, che praticamente sarebbe una sorta di simulazione di un effetto HDR, scusatemi, corrisponde all'inserimento di due semplici effetti che vanno a contrastare e ammorbidire un po' l'eccessiva saturazione. Sì, Giuseppe, è ispirato dall'effetto Drakan, ma non è proprio l'effetto Drakan. Dicevo, questi effetti di regolazione sono solo due e puntano a accentrare l'attenzione sulla scena principale e ammorbidire l'eccessiva saturazione, quindi assegnandogli una drammaticità particolare. Vediamo altri effetti. Un altro effetto Drakan leggermente più tosto e più duro, quindi questo è più cupo come effetto finale. E come vedete, come sempre, questi, vi sto facendo vedere tutto questo perché si tratta di livelli di regolazione, cioè se guardate bene che cosa salta fuori dall'apertura dei livelli cartella, saltano fuori solo delle curve e dei livelli di regolazione. Effetto dark movie, in questo caso al di là della cornice, un effetto in stile, come posso dire, in stile film horror, ma neanche, insomma, diciamo, è tutto comunque ovviamente appiattito per creare una scena di tipo leggermente differente, quindi cercando comunque di puntare a un effetto scenico diverso dalla scena precedente molto luminosa. E di nuovo è tutto parte, eccolo qui, di un insieme di livelli di regolazione. In questo caso, per esempio, siamo andati a manipolare singolarmente la scena attraverso l'uso dei colori e abbiamo anche applicato in sovrapposizione con effetto moltiplica una sfumatura, sempre con un livello di regolazione. Ale, scusami, mi sono perso, questi effetti sono di default, si acquistano, si trovano? Allora, alcuni si trovano gratuitamente, Ale. Sono, in generale, questi effetti, allora, aspetta, devo spiegarlo bene. Gli effetti che vedete sono livelli di regolazione, quindi voi li potreste ricreare con il vostro Photoshop.
In questi casi io però mi doto di una serie di risorse che ho acquistato. Sono delle risorse che velocizzano in pratica gli effetti, me li sono andati a scegliere, e in questo caso mi permettono di creare al volo l'effetto golden, l'effetto dark movie, eccetera. Ma andando a vedere bene l'effetto di queste azioni predefinite, che trovate anche in grande quantità a livello gratuito, dopo della pausa vi riempirò di un po' di link in questo senso, e trovate gli effetti di ogni genere, ok? Come effetti predefiniti voi potete caricare nel vostro Photoshop tantissime azioni, curve predefinite, qualunque cosa. E come vedete in pratica, grazie all'uso di queste azioni e dei livelli di regolazione, che come ho detto prima potremmo anche creare da zero, si ottengono degli effetti molto molto interessanti. Poi se vuoi vi faccio anche vedere qual è la risorsa a pagamento per trovare questi effetti. C'è l'effetto Sin City, quindi l'effetto tipico del film Sin City, che insomma era in realtà un fumetto, poi trasformato in film, eccetera, eccetera. E addirittura, perché no, un effetto definito cross processing che trasforma un po' con una patina di vissuto, diciamo, di altro tempo, la scena finale. E sì, tra poco lo spiego, Ale. Comunque, eventualmente basta che cerchi Action Photoshop e per installare tutti gli extra dovete andare nella cartella di installazione del vostro Photoshop, nella cartella predefiniti o preset in inglese. E lì avete tutte le cartelle di ogni singolo extra di Photoshop suddivisi per tipo, cioè avete una cartella che si chiama Action, un'altra che si chiama Pennelli, un'altra che si chiama Curve, un'altra che si chiama Campioni, Effetti, Stili, ok? D'accordo? Ora a questo punto voglio mostrarvi al volo semplicemente l'utilizzo delle maschere e la loro bontà. Allora. Vado a pescarmi proprio il soggetto sagomato che ho utilizzato. Ah no, questo non è sagomato. Vabbè, utilizzo un altro soggetto. Utilizziamo il fanciullo. Allora, diciamo che prima, mentre si carica la vostra immagine, allora, innanzitutto riguardo la posizione di ogni singolo oggetto, Ale, seguitemi un attimo così ve lo spiego rapidamente e così proseguiamo. Allora, voi in rete potete scaricare qualunque tipo di aggiunta per il vostro Photoshop. Ripeto, stili, curve, azioni, pennelli. Si posizionano tutti nella stessa cartella di sistema, cioè entrate nella vostra cartella di sistema su Mac o su PC, trovate la cartella di Photoshop, c'è una sottocartella che si chiama predefiniti o preset. E all'interno trovate tante cartelle suddivise per etichetta, ripeto, azioni, stili. Ogni cartella ha il nome del tipo di extra che state caricando. Una volta che li caricate all'interno del vostro Photoshop, riavviando Photoshop, li trovate ciascuna nella loro posizione, e cioè vuoi vedere le azioni precaricate? Vai su Finestra, Azioni, o dal pannello a destra. Ogni pannello di Photoshop ha sempre questo simboletto in alto a destra, all'interno del quale, se un'azione è precaricata, guarda quante ne ho io, se un'azione è precaricata, te la ritrovi qui nell'elenco. Diversamente la puoi caricare al volo. Ora, ricordatevi sempre una cosa importante, che se stipate il vostro Photoshop di troppi contenuti aggiuntivi che caricano all'avvio del programma, il vostro Photoshop rallenta, perché diventa un pesantone, perché è costretto a caricare stili, azioni, pennelli, eccetera. Eventualmente la convenienza sta nel fatto di caricare solo un certo numero di extra che sapete utilizzare frequentemente, poi invece caricare al volo con la voce load action in questo caso, oppure load o carica pennello, load brush, eccetera, eccetera, direttamente dalla cartella dove le avete preselezionate. Ok? Quindi le pescate al volo alla bisogna. E ogni singolo pennello, per esempio, andiamo a vedere finestra, gli stili. Anche gli stili che tra poco vi farò vedere, sul tastino a fianco, vi fanno vedere tutti gli stili che avete già posizionato all'interno della cartella, di precaricamento. Oppure lo potete caricare direttamente al volo nel momento in cui vi interessa. Ok? Quindi facile, facile. D'accordo? Allora. Volevo mostrarvi rapidamente l'utilizzo delle maschere. In questo caso noi abbiamo il nostro fanciullo. Scusatemi per la tosse, ma non dipende da me.
abbiamo il nostro fanciullo ritagliato in maniera superficiale, nel senso che comunque ho semplicemente utilizzato una bacchetta magica o il suo strumento alternativo, ho selezionato la sagoma. Quindi in pratica abbiamo questo nostro soggetto. Vediamo a che cosa servono le varie maschere. Allora, innanzitutto abbiamo la maschera di primo tipo, che è la maschera di livello, che in Photoshop CS6 trovate all'interno della barra in basso. C'è questo pulsantino, non so se riuscite a vederlo, si vede appena, Add Layer Mask, eccolo. In Photoshop, nelle versioni precedenti, avete addirittura il pannello maschera proprio nella configurazione di base di Photoshop. Questa maschera, che cosa, questo effetto, che cosa fa? In questo caso, ecco, non mi ero accorto che c'era una selezione attiva, cioè avevo appena messo in evidenza il ragazzo, e la maschera si è creata automaticamente sulla sagoma del ragazzo. Però rifacciamola per bene così. Allora, comando da tastiera, in questo momento non me lo ricordo. Poi controllo e ti dico, ma se qualcuno se lo ricorda, mi sembra che sia Command Shift M, mi sembra, una cosa del genere. O Control Shift M. Allora, seguitemi un attimo, poi vediamo il comando da tastiera. Dicevo, in questo caso ho il mio livello del ragazzo, ok? Clicco sul pulsante Aggiungi maschera. Nelle versioni precedenti a CS6 lo trovate come pannello a sé stante. E al livello viene aggiunto un box bianco. Questo box bianco, quando ci clicchiamo sopra, viene evidenziato, ci permette di andare, per esempio, con il pennello a tracciare delle linee nere. Aspettate che ho il pennello ancora azzerato da prima. Riporto il pennello al 100%. Ecco, tracciamo delle linee nere. Guardate che succede quando traccio delle linee nere. Sembra che io stia colorando in bianco. In realtà, guardate cosa è successo. Nella maschera si è creata una fascia nera e l'oggetto che possiede la maschera sarà nascosto in corrispondenza delle aree nere. Ok? Il bello delle maschere è che io posso eventualmente mostrare o nascondere, e poi eventualmente cambiando il colore del pennello, come vedete sono due, bianco e nero, posso anche tornare a mostrarlo, per esempio, ecco, quindi ritornare allo stato principale, a mio piacimento. L'utilità dove sta? Nel fatto che se io, per esempio, vado, ecco fatto, a inserire una pennellata di un certo tipo, facciamo ad esempio, ecco, voglio mettere una bella pennellata rossa, ecco fatto. Ecco, in questo momento ho disposto un livello tra la figura e la base con questa pennellata rossa, fucsia. Torno sul livello maschera, attenzione a non cliccare sulla foto, ma sul livello maschera, perché la cosa cambia. Scelgo un pennello diverso, quindi torno di nuovo a utilizzare il pennello precedente. Con il colore nero che mi serve a nascondere porzioni dell'immagine, guardate cosa faccio. Nascondo in pratica porzioni del mio soggetto per far uscire fuori l'immagine che c'è sotto. Questo tipo di effetto è molto comodo, soprattutto quando si lavora con gli effetti di decostruzione. La fusione delle immagini, come per esempio abbiamo visto prima, lo stesso soggetto che, per esempio, viene ad essere posizionato su se stesso, e guardate un po'. Vi faccio vedere, per esempio, che cosa possiamo fare con questo tipo di giochetti. Io ho un livello con il mio ragazzo e un livello di sovrapposizione colore tutta rossa, ok? Poi ho questo mio pennello, quindi questo mio effetto pennello, che magari vado a sovrapporre con un effetto luce soffusa. Non si vede granché, vediamo con sovrapponi, non si vede ancora meno, va bene, cambiamo il colore da rosso a verde. Ok, volevo cercare di farlo venire fuori, eccolo qua, perfetto. Bene, una pennellata fucsia sul ragazzo di quel colore. Dopodiché sovrappongo, per esempio, all'interno della stessa scena la sua stessa figura, e lavorando di maschera posso decidere di mettere in evidenza un certo tipo di effetto, magari per creare uno di quegli effetti fantasy che comunque vanno abbastanza bene sul web e che troviamo spesso sul web, tesi per l'appunto a generare delle figure insomma affascinanti, comunque interessanti, ok? Lavorando con pennellate sfumate
e sempre con opacità e flusso eventualmente ridotti, possiamo anche regolare la fusione di questi elementi, senza pensare al fatto che le maschere hanno comunque un loro menu con delle opzioni tra le quali c'è anche la sfocatura, quindi ciascuna maschera può essere poi eventualmente sfocata a piacimento in modo tale che si fonda meglio con l'immagine sottostante. Quando applicate una maschera di livello, andate sempre a cercarvi questo parametro che si chiama per l'appunto sfumatura, e in modo tale che la maschera che avete generato vada in qualche modo ad adeguarsi meglio con la nostra scena, e come vedete esce tutto, sicuramente sembra tutto un po' più naturale. Poi ovviamente c'è chi ci gioca, per esempio su questo stesso oggetto potremmo per esempio andare a posizionare un'ombra, ecco qui, anche se dovrei cancellare l'oggetto, un'ombra, anzi facciamo le cose bene, possiamo per esempio decidere di mettere un'ombra all'interno della nostra macchia, in modo tale da creare questo strano rilievo sulla pelle. Sembra interessante quel rilievo sulla pelle, no? Lasciate stare ovviamente i colori o il tipo di effetto, però guardate il tipo, voglio dire, di tratto. Guardate effettivamente come l'applicazione di un'ombra sembra quasi che ci sia, diciamo, questa sorta di pelle che si stia sfaldando, mostrando sotto qualcosa di diverso. Però vediamo che effettivamente ci sono comunque delle porzioni di quella pennellata che vanno oltre la sagoma del ragazzo, giusto? Riuscite a vederla, sì? La vedete? Ok, guardate che cosa faccio. Siccome ho la sagoma del ragazzo già evidenziata, la seleziono, quindi ho la mia selezione, ve la faccio vedere in rosso così si vede meglio, quindi io ho la selezione del mio soggetto, ok? E seleziono il livello dove c'è in pratica la pennellata rossa. In questo momento ho una selezione attiva, cioè la sagoma, il perimetro del ragazzo. Clicco sul livello della macchia e vado di nuovo a pigiare l'effetto maschera. Guardate che succede. Voilà! È scomparsa, sono scomparsi tutti i tratti che andavano oltre alla sagoma del ragazzo. E ce ne accorgiamo perché in effetti, guardate la maschera della macchia. Sappiamo che in ogni maschera il bianco mostra il contenuto del livello e il nero lo nasconde. Vuol dire che io di quella macchia rossa vedo tutto tranne materialmente ciò che in pratica corrisponde alle aree nere. Ok? È molto interessante in effetti, perché se io volessi potrei continuare il gioco duplicando di nuovo il ragazzo, creando un'altra macchia, stesso effetto, e bucandolo in posizione diversa per creare degli strati. Cosa vi ho detto prima? L'effetto di Seveso trae origine da un effetto simile a questo, il suo ovviamente è più complesso, ma questo è un effetto che si utilizza spessissimo, ok? E questo è un tipo di maschera. Vediamone un'altra. Mi creo un nuovo livello e vado ad applicare, per esempio, un altro tipo di pennellata. Facciamo, per esempio, questo. Anzi, sempre il rosso, no? Cambiamogli il colore. Ok, allora, ho applicato una pennellata blu. Altro tipo di maschera consiste nella cosiddetta maschera di ritaglio, come dicevamo prima. Che cosa fa la maschera di ritaglio? Ci permette di associare il livello blu a ciò che c'è sotto. Seleziono il livello, tasto a destra del mouse oppure il menu in alto a destra, crea il pulsantino, scusatemi, del pannello in alto a destra, crea maschera di ritaglio. Tac. A questo punto io in pratica della mia macchia vedrò solo ed esclusivamente le parti in comune con l'oggetto sottostante. In più la macchia blu, come vedete, è diventata leggermente opaca. Sapete perché? Perché l'oggetto sottostante a sua volta ha ancora la maschera di ritaglio che avevamo creato prima. Ecco perché in pratica la macchia blu non si sovrappone in maniera netta e decisa, ok? Questo singolo oggetto a sua volta potrebbe, perché no, copia stile di livello, potrebbe, perché no, avere a sua volta degli effetti di, diciamo, di livello, in questo caso per esempio anche un'ombra, ok, che si è aggiunta a quella, ecco, la enfatizzo un poco così magari si vede un po' meglio, che si aggiunge a quella precedentemente creata, ecco, l'ho enfatizzata grezzamente, che quindi si va ad aggiungere a quella precedentemente creata, ma a sua volta il livello che è sovrapposto con maschera di ritaglio può anche lui avere una sua maschera e magari essere nascosto in parte,
sto dando con un pennello abbastanza strano delle pennellate, ma giusto per farvi vedere come sono io che realmente decido che cosa succede a ciascun livello. Ok? Molto interessante, penso, no? Ok. E a questo punto, prima della pausa, visto che siamo davanti al soggetto che mi interessava mostrarvi, giochiamo un po' con questo soggetto e trasformiamolo un po'. Vi piacerebbe vedere questo soggetto? No, no, come maschera di... Sì, scusami, ho dimenticato di dirlo, grazie Ale. E come maschera di ritaglio, guardate, voi potete voi potete creare quante maschere di ritaglio volete, a patto che siano tutte contigue. Guardate, mi vado a creare, per esempio, ecco, degli altri oggetti. A tutti do il comando crea maschera di ritaglio. L'importante è che siano continui, ok? Questa è l'unica cosa che il programma vi richiede, cioè tutti i livelli di ritaglio sul livello di base devono essere contigui, cioè non ci può essere un livello dentro che non abbia la maschera di ritaglio. Ok? Chiaro? Poi andiamo a questo punto a giocare un po' con questa forma. Adesso vi faccio divertire un poco. Allora, questo ragazzo si sta mettendo in mostra e dice: io sono tosto, io sono forte. Io direi che effettivamente, comunque, per mostrarci quanto sia esso forte, dovremmo effettivamente dargli la possibilità di espandere le braccia perché così sta troppo in tensione e si stanca. Che vuol dire? Esiste una funzionalità dentro Photoshop CS5 e CS6, non mi ricordo, ma nel CS4 non credo che ci sia. Dentro la CS5 si dice expert, la versione particolare. Cosa, Barbara? Le maschere? Ah, ok. Allora, dicevo, attenzione perché questa funzione è molto interessante. Seguitemi bene, poi vi mando in pausa. Allora, può capitare in pratica di voler modificare la foto in maniera diversa dal solito. E cioè, supponiamo che io adesso a questo punto lo farò in maniera grezza, ma lavorandoci bene vi garantisco che è una cosa molto utile. Voglio fare in modo che il ragazzo estenda le sue braccia, ok? Normalmente che cosa fareste? Probabilmente ritagliereste le due avambraccia del ragazzo, le riposizionereste e andreste poi a lavorare un po' con gli strumenti di correzione, fondendo gli oggetti, modificando, ricostruendo, giusto? Quindi quando vogliamo cambiare la posizione ad un oggetto, questo è quello che di solito facevamo. Dentro Photoshop, invece, da un po' di tempo, esiste una funzione che si chiama Puppet Warp. È molto carina. Guardate che cosa fa questo effetto. Allora, prima di tutto, estendo un attimino il mio documento. Ecco fatto. Allora, sì, qualcosa del genere. Allora, innanzitutto ho bisogno di un soggetto che abbia un suo profilo, cioè in questo caso io ho ritagliato il ragazzo. Eccolo qui, che quindi in pratica risulta libero nella scena, d'accordo? Ci clicco sopra e vado sul comando modifica puppet warp. Ok, e appena sopra il comando trasformazione libera. Guardate che cosa succede. Appare un reticolato, ditemi appena vedete il reticolato. Riuscite a vedere il reticolato? Ok, bene, appare un reticolato all'interno del quale io posso andare a cliccare con il cursore, che a questo punto è diventato una sorta di pin, e vado, guardate, a posizionare un pin sul polso, l'altro sull'altro polso, e appaiono questi strani simboletti, questi strani cerchietti. Poi ne creo un altro qui sotto l'ascella, anzi, gliene creo due. E gliene creo altri lungo la scena. Sapete che cosa sono questi? Sono delle sorte di perni, dei veri e propri perni, intorno ai quali il reticolato può muovere il soggetto. Guardate, seguitemi bene.
Sì, esatto, Ale. La logica è esattamente quella. Guardate, vado sul primo perno, clicco, tengo premuto e trascino e hop! E il ragazzo muove le sue braccia. E voilà. È figo, no? È molto carino, diciamo, come effetto. Perché in effetti comunque stiamo letteralmente modificando la struttura dell'immagine come se fosse un pupazzo, ecco perché il nome Puppet Warp. E un po' il comando Alt era però limitato alla sagoma dell'oggetto. Avete visto che gli si sono mosse le braccia? È figo come effetto, no? Secondo me è molto caruccio. Ovviamente poi nel momento in cui infatti, ovviamente il fatto di aver posizionato questi altri punti nella scena servivano solo a creare dei punti di rotazione del mio oggetto, nel senso che se per esempio vado a cliccarne, a posizionarne uno nell'avambraccio e lo vado a movimentare, come vedete in pratica l'oggetto cambia, ok? Ancorandosi agli altri punti e muovendosi nel punto in cui io sono andato a creare l'altro pin. Molto comodo per ovviamente diciamo che per chi per esempio crea si dota diciamo chi lavora nell'ambito delle creature design. È molto simpatico come effetto. Io stesso comunque ho creato delle grafiche simili per il webinar che poi ci sarà tra qualche tempo che si chiama proprio creature design. Ve l'ho chiesto sulla fanpage qualche giorno fa proprio per questo. Ok? Quando do il mio ok, tra parentesi ovviamente ci sono delle opzioni in alto per questo pulsantino che vi permettono eventualmente di giocare. Per esempio adesso io ho dato la funzione distorci in alto a sinistra nella modalità distorci oppure rigido oppure torno alla modalità normale che non cambierà moltissimo oppure posso per esempio decidere eventualmente come gestire la densità di questi punti, come manipolare la scena, insomma ci si gioca un po'. Quando do il mio ok, tac. Ecco che il soggetto, guardate, con naturalezza, chiaramente avrà bisogno poi di ulteriori modifiche, ma con naturalezza si mostra essere cambiato. Ok? Della serie Silent Hill ci fai una pippa. Ok? Vi assicuro che è molto comodo perché lo potete applicare a qualunque tipo di soggetto scontornato, per esempio un palazzo da estendere. Un animale alle sue zampe, il suo corpo, le braccia e le gambe di un soggetto, una struttura qualunque di qualunque genere da manipolare, da modificare. È molto, diciamo, è un effetto abbastanza intrigante, interessante. Ok? D'accordo? E visto che ci siamo, così ce lo togliamo dalle scatole, quindi chiaro come funziona. Sì, vai Giuseppe. Io nel frattempo qua le zanzare mi stanno facendo nero proprio, nero. Una l'ho ammazzata. Un attimo solo che chiudo. Disgraziata. Ok, allora. Questo effetto applicato ad un palazzo che si piega può essere fattibile o non conviene? Beh, sì, perché no, Giuseppe? Sicuramente potresti, per esempio, piegare un palazzo. Poi bucarlo con le maschere, come abbiamo visto prima, con un effetto frastagliato e creare un palazzo che, per esempio, crolla e si spezza. Perché no? Poi, ovviamente, questi sono strumenti, sono effetti speciali, a voi il ruolo poi di scoprirne la creatività. Vi faccio anche vedere un altro effetto molto carino, un effetto speciale molto carino e molto utile. Allora, ho cambiato immagine. Ditemi appena vedete l'immagine dell'uomo nel deserto. Eh sì, esatto, Barbara, anche perché no. Allora, vedete tutti l'uomo che cammina nel deserto? L'effetto che vi sto per far vedere, poi vi mando in pausa, in realtà probabilmente l'avrete visto in giro. Sapete che in pratica spesso si ha la necessità, per esempio, di prendere un soggetto e spostarlo nella scena. Dentro Photoshop CS6 sono state migliorate questi effetti con l'aggiunta del pulsante Content Aware. In pratica funziona così. Mi seleziono per esempio il mio soggetto, ovviamente cercando di selezionarlo in maniera adeguata, cioè io in questo caso sto facendo un ovale, però
però ovviamente dovrei selezionare bene il mio soggetto. Vado nella sezione dove prima avevo il comando patch, il comando toppa, il comando occhi rossi, il comando correzione rapida, eccetera, eccetera. E mi ritrovo il pulsantino Content Aware Move Tool. Guardate che cosa fa questo comando. Se selezionato da qui, cioè dal pulsantino, clicco nella mia selezione, tengo premuto e trascino, non mollo. Dovreste vedere adesso due uomini nella scena, giusto? Appena mi confermate, mollo il mouse. Per adesso sto solo trascinando. Ok? Quindi ho fatto la selezione, vado nei pulsantini, seleziono Content Aware, clicco, tengo premuto e trascino e poi mollo. Guardate che succede quando mollo. Un attimo che carica. E voilà. Ora, lasciate stare il fatto che avendo fatto una selezione un po' a casaccio, cioè un ovale, è chiaro che la selezione non è precisa. Però guardate un po', il soggetto realmente è stato spostato e lo sfondo ricostruito. Se avessi fatto la selezione della sola figura umana, sarebbe stato tutto più preciso, nonostante siamo di fronte a due background che hanno un taglio netto al centro. Questo tipo di funzionalità rende molto bene quando lo sfondo è, per esempio, uniforme. Che ne so, una texture di sfondo, un prato, il mare. E in questi casi, in un passaggio, possiamo fare esatto, Barbara, solo che l'hanno migliorato nel CS6. Content Aware, Ale. E lo trovate sia sotto forma di pulsante, sia, guardate, adesso qui ve lo faccio vedere in un'altra maniera. Ho sempre l'omino selezionato. Questa volta, però, vado all'interno seleziono, diciamo, un ho selezionato la mia figura con lo strumento di selezione. Ok? Ok, facciamolo un po' grezzo. Ok. Ho selezionato la mia figura con lo strumento di selezione. Tasto destro del mouse dentro la mia selezione. Sapete che con il tasto destro del mouse, in pratica, avete anche la possibilità eventualmente di riempire quella selezione con un colore, dargli una traccia, una cosa che c'è da sempre in Photoshop. Cliccando adesso invece su Riempi, Fill in inglese. Tra le opzioni avete anche il comando Content Aware. In questo caso, anziché spostare la figura, guardate che succede quando gli do l'ok. La figura scompare. E ho ripulito, anche se in maniera grezza, la mia scena in un click in pratica. Quando si lavora facendo per esempio matte painting o altre. Adesso, magari state facendo una produzione per un advertising e dovete rimuovere dallo sfondo qualcosa. Lavorate bene di selezione, poi utilizzate il comando Content Aware e voilà, l'uomo nella scena non c'è più. Con un click. Ok? Allora, facciamo una piccola pausa. Vabbè, dai, allora, facciamo una piccola pausa. Sono le 9:05. Ci rivediamo qui. Ovviamente io non posso neanche interrompere, non so perché la sessione, vabbè. Ci rivediamo qui tra un quarto d'ora. Non lo trovo tra le. Hai il CS6 tu, hai Ale? Ah, ok, Giuseppe. Allora, guarda, devi andare a cercare dove tu prima avevi lo strumento patch, gli strumenti di correzione, correzione al volo, lo strumento occhi rossi. Dovresti trovartelo lì. Non mi ricordo se è una versione, però se è disponibile solo sulla versione extended di Photoshop, eh. Ok? E nella sezione blog, Giuseppe, ho già preparato l'articolo per questo webinar, per quello di WordPress Special Plugin. Lo volevo pubblicare oggi, ma lo pubblico direttamente dopo domani mattina sul blog. Tanto ormai online in questi giorni non c'era niente. Non c'era nessuno, ci volevo dire. Ok? Va bene, dai, sono le 9:05, facciamo una piccola pausa. Ci vediamo qui tra un quarto d'ora. Ciao Giuseppe, a presto, cioè a dopo.